Immobiliare Cavese. Vi aspettiamo in Corso Principe Amedeo 61, Cava dei Tirreni. Con la benedizione del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'agro è pronto a ripartire. Dall'incontro con il governatore si è capita l'importanza di creare un sistema che sia di unione e di collaborazione, ma sono venute fuori anche le singole esigenze dei comuni, portate dai sindaci. E si va dall'emergenza ambientale alla viabilità, dalla sanità all'urbanistica. Tutte tematiche presentate singolarmente a De Luca, al di là della visione d'insieme. Volendo pensare al proprio comune, San Marzano sul Sarno, che urgenza ha? Beh, San Marzano io credo che, come tutti i comprensori dell'agro, ha un'urgenza particolare, che è quella legata alla viabilità e al trasporto. Effettivamente l'idea di creare e di mettere su una metropolitana in grado di racchiudere quello che è il cerchio dell'agro per quanto riguarda i trasporti, è un'iniziativa che godrà sicuramente del plauso di tutti i cittadini dell'agro. Ha fatto un excursus delle grandi opere che intendiamo organizzare insieme al comprensorio, quindi parliamo del rilancio della sanità con l'eccellenza del polo oncologico, e lui l'ha riconfermato. Ha dato un'altra priorità importante, quella lì che riguarda le aree mercatali, quindi la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Pagani insieme a quelli degli altri comuni. Questi sono i cardini importanti per il rilancio dello sviluppo economico dell'agrocino sarnese, insieme a quella che poi è l'idea fondamentale anche di portare persone nella nostra terra attraverso lo sviluppo, attraverso il turismo. Noi abbiamo una serie di progetti che abbiamo già predisposto al momento sotto forma di idee, schede, alcuni sono in uno stato più avanzato, e il primo, quello che riteniamo essere prioritario in questo momento, visto che si avvicina la chiusura dei lavori, è quello di realizzare un luogo pubblico, un parco, uno spazio attrezzato all'altezza dello svincolo della 268 con l'autostrada 3. Io penso che il problema principale è quello ambientale, quindi questione di bonifica del grande fiume Sarno, problema di completamento del progetto di bonifica del fiume con le rifognarie, le infrastrutture. Poi c'è la questione mobilità, trasporti, ma intesa anche come miglioramento della viabilità all'interno dell'agro. Progetti anche di, come dire, area più vasta rispetto al territorio comunale, perché il governatore vuole finanziare grosse opere, qualcosa che dal punto di vista infrastrutturale possa poi cambiare il volto dell'agrocino sarnese. E fare accoglienza, tanti milioni di turisti, l'ha detto anche De Luca, ma abbiamo poche infrastrutture. Un sindaco non può far fronte alle richieste oggi del turista che arriva a Pompei, sia turista archeologico che religioso. Ed ecco appunto il nostro autobus che non dobbiamo perdere in questo momento, di finanziamenti che sono fondamentali. La mia presenza nella valle dell'agrocino sarnese è fondamentale. Domani andiamo a deliberare per un distretto turistico che vedrà Pompei capofila insieme a tanti altri comuni dell'agro, una grande amicizia col presidente Canfora della provincia di Salerno e in modo particolare con altre città amiche come Nocera Superiore, Cava. Insieme abbatteremo i confini. Io sono nel napoletano, ma adesso dobbiamo guardare ai nostri territori che devono essere riqualificati.